parlare della felicità rischia poi di spegnere l'entusiasmo che abbiamo dentro, eh? Ma noi dobbiamo riflettere, lasciarci scuotere, perché molte volte pensiamo che la felicità ci cade dal cielo. No, la felicità è una lotta, è un cammino quotidiano, fatto di impegno, di fatica, di gioie, di speranze, di cadute e di capacità di sapersi rialzare. Ma è fatto anche di testimoni, di persone che in tanti modi, dai poeti agli scrittori, ai filosofi, ai teologi, ai testimoni della vita, ai testimoni della carità, alle mamme, ai papà, ai bambini, ai consacrati, preti, suore, vescovi, diaconi, eccetera, a testimoni che mi fanno riflettere, ma perché è felice quella persona? Io vi devo dire che ho 1501 difetti, ma credo che quando mi trovo dinanzi a persone felici mi lascio contagiare da questa felicità, perché la felicità o la neghi o scappi dalla felicità, oppure ti lasci contagiare. È come quando arriva un'alluvione, no? Tu arriva e questa forza delle acque ti avvolge, così la felicità. O ti metti in salvo da questa alluvione, nel senso in salvo ti metti sui tetti, o scappi da questa forza, oppure l'aspetti e ti lasci avvolgere, ti lasci, tra virgolette, affogare. È un testimone a questa forza, un testimone della felicità. Ci sono testimoni che questa gioia, questa felicità, come dire, la portano perché si sono lasciati a loro volta affogare nella vita di Cristo, affogare nell'amore di Cristo, e quindi i cristiani. Ma lasciatemelo dire, ci sono anche testimoni non cristiani che, pur non conoscendo Cristo, sono felici perché amano con il cuore, perché donano la loro vita. Cristiani, quindi, da un lato, che possono testimoniare la felicità quando vivono con coerenza il Vangelo, e dall'altra parte non credenti che trovano la felicità andando oltre se stessi, donando la propria vita. Quanti medici, quanti infermieri, quante persone lasciano la loro casa e con la loro famiglia si trasferiscono in Africa piuttosto che in Asia, e lì mettono a disposizione le loro professionalità, la loro esperienza di vita, rendendo felici gli altri, e così rendono felici se stessi. Eppur non sono credenti, eppur non sono cristiani. Che cosa vuol dire questo? Che Dio ci ha messo la felicità nel cuore, sia che io sono cristiano, sia che io non sono cristiano. E quando io incontro un non credente felice, allora dico: Dio esiste veramente. Noi intanto ci vediamo domani, Pane Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!